Molti dei cittadini che avete sentito, quelli che sono nei container, magari l'IMU la devono persino pagare su quei container o sulle case che non possono occupare, le loro case che sono semidistrutte dal terremoto. Quindi, quando ci viene raccontato che bisogna parlare di Europa, di grandi politiche, eccetera, eccetera, bisogna sempre considerare qual era la realtà. La realtà è quella che, grazie a voi, abbiamo dimostrato e avete dimostrato in questa trasmissione. Da un lato c'è chi arriva dalle guerre, peraltro i cosiddetti profughi, l'Europa ci dice, non il cattivo Morelli di Radio Padania, che sono siriani ed eritrei, e quelli del primo servizio non mi parevano, non sono un antropologo, ma non mi sembravano dai visi né eritrei né siriani, però lasciamo stare questo. Vengono qua, diciamo, fuggendo da una guerra e si lamentano degli asciugamani che hanno nelle loro stanze. Dall'altra parte abbiamo dei sindaci che giustamente difendono i loro territori, i loro cittadini e fanno gli interessi alla loro gente, perché, come dicevo, la loro gente persino a causa di questo governo deve pagare l'IMU per le case che non può neppure occupare.